Cari amici, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore, dalla zona degli Alburni. In primo piano il tema della sicurezza, infatti nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso il comune di Roscigno per discutere dei tanti furti che in questo periodo si stanno verificando nel territorio. E allora un servizio e poi le interviste a Pino Palmieri e a Girolamo Auricchio, rispettivamente sindaco di Roscigno e di Rocca d'Aspide. Fare fronte comune al problema della sicurezza negli Alburni e nella Valle del Calore. Hanno espresso questa convinzione sindaci e amministratori del territorio che si sono incontrati a Roscigno per discutere del progetto sulla sicurezza nato per iniziativa di Pino Palmieri, sindaco di Roscigno e presidente della comunità montana Alburni, alla luce dei tanti furti che ormai da tempo hanno tolto il sonno ai cittadini della zona. Nel corso dell'incontro svoltosi presso l'aula consiliare del comune è stato spiegato il fine del progetto che prevede la messa in rete delle polizie municipali dei comuni aderenti all'iniziativa e la creazione di una centrale unica operativa con addetti in grado di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza. Una soluzione ai costi della messa in rete degli impianti è stata profilata dal consulente legale di Palmieri, l'avvocato Edoardo Polacco, il quale ha spiegato che si potrebbe affidare ad una società il compito di controllare in tempo reale veicoli eventualmente non coperti da assicurazione o risultati rubati. La società potrebbe trarre i propri incassi, ad esempio, dalle multe per violazione del codice della strada, in modo che il progetto sia a costo zero per i comuni. Mettere a sistema la polizia locale dei comuni con le forze di polizia diventa importante e diventa soprattutto un servizio più efficiente. Noi abbiamo deliberato, perché questa sera sono qui i comuni che hanno deliberato sul progetto sicurezza, abbiamo alcuni passaggi da fare, abbiamo sul territorio già delle strutture che potrebbero essere utilizzate per una sorta di centrale operativa, bisogna avere la volontà e la capacità di metterla a sistema. Questo dipende dai sindaci. Se i sindaci sono sensibili alla questione sicurezza, sicuramente bisogna andare avanti e dare più sicurezza ai cittadini. Cioè, sicurezza vuol dire tutto, poi vivere con tranquillità sul proprio territorio e soprattutto su un territorio dove il 60, oltre il 60% sono ultra 60enni, sicuramente hanno ancora più bisogno di tutela, perché poi vivono molte volte anche in solitudine, quindi bisogna cercare di fare sistema e essere veramente efficienti sul controllo del territorio. Quindi si punta ad una rete tra amministratori, si punta insomma alla forza umana ma anche alla tecnologia, perché insomma un ruolo importante è quello giocato dai sistemi di videosorveglianza. Ma è ovvio, oggi con la tecnologia si può fare tanto, però è indispensabile sempre la presenza dell'uomo e soprattutto di operatori qualificati. Io come amministrazione nei prossimi mesi mi farò carico di proporre alcuni corsi di formazione per preparare il personale che poi è adibito al controllo del territorio. Cercherò di impegnarmi poi su una materia che conosco, vista la mia provenienza, provenienza lavorativa. Io credo che bisogna veramente cambiare la gestione del territorio. Valle del Calore e degli Alburni possono vivere questa progettualità insieme, perché anche la conformazione territoriale lo permette, e sicuramente potremmo anche essere, se riusciamo a raggiungere l'obiettivo, possiamo essere anche un modello da seguire. Io credo in questo progetto, adesso sta ai colleghi sindaci credere insieme a me al progetto e portarlo avanti. Dalle delibere che abbiamo avuto di adesione mi sembra che ci sia grande partecipazione e che possiamo procedere. Io tra l'altro ho avuto la possibilità di parlare con il sottosegretario Bocci del Ministero degli Interni, dove ho sottoposto la nostra progettazione. Lui già ha contattato l'ufficio di pubblica sicurezza che si occupa dei progetti PON. Dobbiamo dare una caratterizzazione innovativa alla progettualità, questo lo faremo con tecnici che ci daranno una mano a poter dare quel più legato alla tecnologia, e possiamo tranquillamente candidarlo. Lui è rimasto a disposizione e aspetta nostre notizie. Gli amministratori presenti si sono detti d'accordo sul sistema di videosorveglianza in rete, tanto che ormai tutti i comuni si stanno attivando per l'installazione delle videocamere. Sì, i lavori sono già iniziati, installeremo a breve. Andranno in funzione 17 telecamere, 17 postazioni con 25 telecamere. È un
un lavoro totalmente gratuito per le casse comunali, in quanto sono state offerte nelle migliorie per i lavori del centro storico e della rete idrica. Purtroppo questa è una necessità impellente, fermo restando non è che si risolve il tutto con le telecamere. Il problema è serio nella nostra valle, ci sono troppi furti, c'è bisogno di un potenziamento del carabiniere, avere più personale addetto ai controlli. Noi, per quanto riguarda i vigili urbani, abbiamo una classe di vigili che hanno un'età avanzata e per questi controlli c'è bisogno di operatori giovani che possano girare anche di notte e darci un pochettino di sicurezza in più. Cosa pensa di questo tentativo appunto di unificare la polizia locale nel territorio? Io sono d'accordo, mi auguro che si faccia qualcosa di buono, ma non lo so, ho seri dubbi, come dicevo prima, perché i vigili sono quasi tutti di una certa età. I comuni sono distanti uno dall'altro, quindi un raccordo già per trasferirsi da una parte all'altra, con una viabilità enorme, con tante vie che si intersecano tra di loro, il controllo non è facile nel nostro territorio. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary Roccadaspide Valle del Calore, che tra le tante iniziative ha deciso di donare un defibrillatore all'ASD Polisportiva Roccadaspide, che gestisce il palazzetto dello sport. Sport fa rima con prevenzione, ne è convinta l'ASD Polisportiva Roccadaspide, che al palazzetto dello sport, attraverso le proprie attività, punta prima di tutto al benessere psicofisico della persona. Ne è convinto il Rotary Roccadaspide Valle del Calore, che ha voluto donare all'associazione sportiva presieduta da Giuseppe De Matteis un defibrillatore indispensabile per salvare la vita ad una persona in caso di arresto cardiaco. L'iniziativa è frutto di una profonda amicizia tra le due realtà che operano a diversi livelli nello stesso territorio e dalla condivisione degli stessi obiettivi. Il passo successivo sarà l'organizzazione di corsi di formazione per insegnare l'utilizzo dello strumento. Ma noi siamo stati sempre vicini allo sport, alle attività che comunque coinvolgono i giovani, coinvolgono la società. Rientra proprio nelle finalità del Rotary quella che è la vicinanza a tutte le esigenze di carattere sociale, laddove si può intervenire. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere tra di noi due soci che hanno donato uno ciascuno dei defibrillatori. C'è stata Maria Concetta Lombardi, che era già presidente, ed è una nostra rotariana, che era presidente anche dei ragazzi sportivi della scuola calcio di Roccadaspide, ha donato, sempre a nome del Rotary, ha donato questa attrezzatura alla scuola calcio. E noi in questa riunione, era presente anche Cosimo Sibili, il presidente regionale del CONI, facemmo questa promessa al presidente, perché poi ecco, il presidente sa pure chiedere, insomma, non c'è bisogno anche di saper chiedere. Ma poi abbiamo visto che l'ASD, la Polisportiva di Roccadaspide, si sta muovendo veramente bene in tutto il territorio della Valle del Calore. E noi, ecco, grazie anche all'amico Domenico Cerruti, il presidente dell'Agropoli, che ha messo a disposizione lui, come rotariano, questo defibrillatore. E avremo anche l'opportunità di tenere dei corsi di BLSD a breve qui presso il palazzetto dello sport, proprio per far sì che ci siano delle persone che poi lo sappiano utilizzare e che quindi siano pronte ad intervenire in caso di necessità, insomma. Ed ora ritorniamo a parlare di legalità. A Castel San Lorenzo prosegue il progetto sulla legalità coordinato dal giudice Sante Massimo La Monaca.
Prosegue a Castel San Lorenzo il progetto sulla legalità, pensato e realizzato dal giudice Sante Massimo La Monaca per gli studenti della scuola media. Dopo il primo appuntamento dedicato all'immigrazione, nei giorni scorsi si è svolta un'altra iniziativa, ospitata nell'aula polifunzionale del Comune, dedicata al tema hacking e criminalità, informatica e il web oscuro. Relatore del corso è il dottor Mario Corso, esperto informatico, consulente presso il Tribunale di Salerno nelle indagini di pirateria informatica. Corso ha parlato ad una platea attenta ed interessata dei pericoli di internet, dell'evoluzione del fenomeno e delle opportune strategie di contrasto, un altro degli importanti argomenti che il corso propone. Prossimo appuntamento il 15 febbraio con la presenza di Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia, che tratterà il tema legalità come condizione di sviluppo e democrazia. Ci sono dei limiti come ogni cosa, sì, da una parte è una cosa buona perché offre tantissime cose la rete, però io dico sempre che bisogna fare attenzione, bisogna prestare attenzione perché il pericolo è in agguato. Nello specifico abbiamo l'ingegnere Corso che è un esperto informatico che da anni ormai collabora con l'osservatorio, con il progetto, che parla proprio dei pericoli della rete, il web oscuro. I prossimi appuntamenti invece quali saranno? Ce ne saranno diversi, ovviamente non soltanto qui a Castel San Lorenzo, perché chiaramente il progetto sulla legalità ormai da 14 anni va in giro per la provincia di Salerno ed anche oltre. Sì, sono diversi. Noi abbiamo un altro appuntamento il 15 febbraio sempre a Castel San Lorenzo con il Don Aniello Manganiello, il prete di Scampia, il prete Antica Morra. È un sacerdote che ormai in trincea, è un sacerdote che gira l'Italia e che porta la legalità, la cultura della legalità nelle scuole, così come abbiamo San Patrignano, così come abbiamo anche interventi sulle dipendenze, abbiamo anche interventi sull'alcolismo, sul gioco d'azzardo, insomma cerchiamo di portare dei messaggi pratici e concreti insomma, ai nostri giovani. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento, io vi invito a rivederla sul nostro sito vocidalcilento.it, ma vi ricordo che ci trovate anche su Facebook, YouTube e Twitter. E vi ricordo che se volete contattare la nostra redazione potete inviarci un'email a info@vocidalcilento.it. Da Anna Velia Salerno e dall'associazione Voci dal Cilento, grazie per l'attenzione e a presto.